Buonasera, e in questa puntata di Eglisevert visiteremo due chiese cittadine, la chiesa di Santo Stefano e la chiesa di Santa Croce. In questo momento ci troviamo nella chiesa di Santo Stefano, che costituisce una parrocchia a sé stante, mentre invece la chiesa di Santa Croce è una chiesa che dipende dalla cattedrale di Aosta. La chiesa di Santo Stefano è una chiesa settecentesca, anche se guardando il suo aspetto planimetrico possiamo leggere ancora le tracce di una costruzione precedente quattrocentesca. Sappiamo dalle fonti che all'inizio del Quattrocento la chiesa viene ricostruita e di questa fase antica possiamo ancora leggere l'impianto a tre navate con l'abside rettangolare. E abbiamo un'iscrizione sopra il portale laterale che ci testimonia ancora di questa fase quattrocentesca. La posizione in cui si trova la chiesa di Santo Stefano è una posizione molto caratteristica. Ci troviamo infatti all'esterno di quello che è il circuito murario di epoca romana, a nord rispetto alla città vera e propria, in una posizione che in periodo classico è quella utilizzata all'esterno delle porte come luogo di sepoltura. Se ci fossimo trovati dunque in questo posto in periodo romano, non avremmo visto nulla di quello che in questo momento stiamo osservando, ma al contrario ci saremmo trovati lungo una strada diretta verso nord, verso l'Alpi Spenina, quindi una grande strada in uscita dal centro cittadino, ai lati della quale si trovavano i monumenti funerari di epoca romana. Proprio in questa particolare posizione, a un certo punto nasce un centro di culto cristiano, sicuramente con valenza funeraria, che è la prima chiesa di Santo Stefano. Ci troviamo in un periodo che ad Aosta è particolarmente conosciuto, siamo più o meno in contemporanea con le prime fasi di vita della cattedrale, con la nascita del centro sempre funerario di San Lorenzo, anch'esso sulla via d'uscita dalla città di Aosta, ma questa volta in direzione di Ivrea, e in questo posto le strutture che ci circondano in questo momento lo testimoniano, iniziano a nascere nel corso dei secoli una serie di edifici di culto basilicale funerario che pian piano, ingrandendosi, vanno ad identificare un vero e proprio luogo che diventa pian piano non solo più funerario, ma anche in qualche modo inizia a fungere da attrattivo come, diciamo così, come polo per l'edificazione di un nuovo centro urbano. La chiesa di Santo Stefano custodisce uno dei più belli altari barocchi della Valle d'Aosta insieme a quello di Antagnò e di Sim. È una struttura realizzata in legno intagliato, dipinto, ricco di dorature e argentature. L'altare presenta al centro una tela raffigurante il martirio di Santo Stefano, una tela che riprende come modello una famosa tela realizzata da Giorgio Vasari nel XVI secolo. Mentre le due tele laterali rappresentano due momenti della vita pubblica del Santo Patrono, ovvero sia la predicazione e la distribuzione delle elemosine ai poveri. In quest'ultima scena in particolare, sullo sfondo si intravede una chiesa che potrebbe essere identificata proprio con la chiesa di Santo Stefano. Nel livello superiore abbiamo invece tutta una serie di statue, abbiamo San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, Santa Lucia e Sant'Agata, mentre invece due grandi figure di santi papi affiancano la tela centrale.
La particolarità principale che si può osservare all'interno degli scavi è forse rappresentata dal deambulatorio anulare che caratterizza gli impianti, potremmo definire alto-medievali e paleocristiani, di questo complesso. Perché si tratta di una cosa particolare? Perché nel deambulatorio anulare che andava a circondare il coro vero e proprio trovano posto delle sepolture privilegiate. Come abbiamo detto precedentemente, la chiesa di Santo Stefano nasce con precisa valenza funeraria, esattamente come San Lorenzo, ad esempio. E quindi andare a individuare delle sepolture privilegiate, che possono essere o delle sepolture, diciamo così, che danno il via alla nascita del polo funerario stesso, o al contrario delle sepolture che, andando ad inserirsi nella tradizione, vanno a dare senso e significato al monumento, possiamo, diciamo così, riconoscere in esse, in questo caso, uno degli elementi principali del complesso archeologico che stiamo osservando. L'arredo della chiesa di Santo Stefano è completata da una serie di altari laterali disposti nelle due navate. Al termine della navata sinistra c'è l'altare dedicato alla Madonna del Carmine, che è un altare risalente al 600, ma che inquadra al centro una tela realizzata nel 1855 dal pittore di Gressoney Johann Joseph Franz Kürte. La realizzazione di questo dipinto coincide con l'istituzione nella chiesa della confraternita dedicata alla Madonna del Carmine. In fondo alla navata di destra è posto invece l'altare di San Sebastiano, che è un altare risalente al 700, che è stato però fortemente rimaneggiato nell'Ottocento con l'aggiunta di alcune parti e in particolare dei medaglioni a rilievo raffiguranti San Giocondo e San Grato. Interessanti sono le due statue che sono state aggiunte, che raffigurano due santi gesuiti, San Vincenzo Gonzaga e San Stanislao Kostka. Recenti studi condotti in contemporanea con il restauro del campanile hanno permesso di sfatare il mito secondo il quale l'attuale campanile sarebbe il risultato di un rifacimento, comunque di un innalzamento contemporaneo al rifacimento estetico del 1728-29 della chiesa di Santo Stefano. Infatti le analisi dendrocronologiche e lo studio della differente qualità e tipologia muraria esistente nelle due fasi ben riconoscibili del campanile stesso, una prima parte più bassa di circa 12 metri d'altezza, dove si riconoscono una doppia serie di bifore tamponate, quelle al di sotto e idem quelle di sopra, e al contrario il rialzamento con invece la serie di bifore unica dove si trova l'attuale cella campanaria, risalgono entrambe al XV secolo. Siamo attorno al 1408-1410 per la parte inferiore, cosa che ci conferma la bontà dell'informazione secondo cui nel 1414 il campanile sarebbe stato appena completato, e invece il rifacimento nella parte superiore, o quantomeno l'innalzamento, attorno agli anni 60 del 400. Di settecentesco nell'attuale campanile non c'è assolutamente nulla. La seconda chiesa che visitiamo oggi è la chiesa di Santa Croce. La distinguiamo rispetto al prospetto delle altre case proprio per la sua posizione leggermente arretrata e per la presenza di un piccolo sagrato protetto da una grata in ferro. La facciata della chiesa di Santa Croce si caratterizza per i colori caldi e per la decorazione a finta architettura che campisce l'intera facciata.
facciata. Al centro della facciata, proprio sopra l'ingresso principale, c'è un riquadro figurato che rappresenta l'invenzione della vera croce, ovvero sia il ritrovamento della croce di Cristo. Il riquadro ovviamente vuole mettere in evidenza proprio la dedica della Chiesa alla Santa Croce di Cristo e raffigura il momento in cui, secondo la leggenda, l'imperatrice Elena, madre dell'imperatore Costantino, ritrova dopo lunghe ricerche le tre croci del Golgota e fa avvicinare alle tre croci un uomo privo di vita, il quale a contatto con la croce di Cristo immediatamente risuscita. Se guardiamo questo riquadro in facciata possiamo distinguere l'aristocratica figura dell'imperatrice e l'uomo risuscitato che ancora tiene la mano sul sacro legno della croce. La chiesa di Santa Croce risale al XVII secolo. Le vicende di questo edificio sono strettamente legate ad una confraternita che è la confraternita della Santa Croce della Misericordia. Il 12 maggio del 1598 questa confraternita vede la luce ad Aosta e il regolamento viene approvato il 22 aprile del 1600 dal Duca di Savoia Carlo Emanuele I. I confratelli di questa confraternita avevano come scopo l'assistenza e la visita dei carcerati e dei condannati a morte e godevano di un privilegio che era stato accordato loro proprio dal Duca di scegliere annualmente uno di questi carcerati e di chiederne la grazia. Inizialmente la confraternita trova sede in una piccola cappella già esistente nel centro della città, ovvero sia nella cappella di San Vincenzo, una cappella già documentata nel XIII secolo, che si trovava nella parte occidentale di via Malherbe. La cappella però era molto piccola e non era rispondente alle esigenze della confraternita, per cui nel 1662 il notaio Jean-Antoine Janté dona una parte del proprio giardino per la costruzione di una grande chiesa ad uso esclusivo della confraternita, una chiesa che doveva essere ovviamente più grande ma soprattutto molto visibile. I lavori di costruzione non iniziano subito, ma circa una ventina d'anni dopo, intorno al 1682-1683, anche grazie al patrocinio di Jean Boniface Festa, che nello stesso periodo aveva anche contribuito alla costruzione della chiesa del Saint-Benin ed era stato il fondatore oltretutto dell'ospizio della Carità che sorgeva proprio qua vicino. I lavori della chiesa in realtà non terminano immediatamente, ma si protraggono anche all'inizio del secolo successivo, tant'è vero che Jean-Baptiste de Tillier, quando scrive il suo Historique, intorno al 1740, scrive che solo da alcuni anni i confratelli hanno potuto terminare i lavori di costruzione della loro chiesa. Quindi dei lavori che iniziano intorno al 1685 e che terminano nei primi decenni del 1700. La chiesa di Santa Croce mantiene questa sua funzione di chiesa al servizio della confraternita della Santa Croce della Misericordia fino al XX secolo. Nel 1923 la chiesa diventa la chiesa dedicata al quartiere Cogne e diventa appunto una sorta di chiesa parrocchiale al servizio del quartiere fino al 1956, quando con la costruzione della Chiesa dell'Immacolata e la costituzione della relativa parrocchia, la Chiesa di Santa Croce perde questa sua temporanea funzione di parrocchiale. Attualmente la Chiesa è gestita dalla Cattedrale di Aosta e settimanalmente viene celebrata una messa.
Alle mie spalle vedete l'altare maggiore, un altare risalente alla prima metà del Settecento, realizzato in legno dipinto e dorato, che presenta una particolarità. Al centro, anziché una pala d'altare, presenta un crocifisso che data anteriormente all'altare stesso. Si tratta infatti del crocifisso della confraternita della Santa Croce, risalente quindi alla fine del Cinquecento, inizio del Seicento, che è stato posizionato appunto nella nicchia centrale dell'altare. La confraternita, sappiamo infatti dal regolamento, che aveva scelto come propria sua, come sua insegna il santo crocifisso, che veniva oltretutto portato sempre in processione durante appunto le varie processioni che si svolgevano nella città. Nel cuore quindi dell'altare è stata posizionata questa scultura che era strettamente legata alla confraternita, mentre nella parte superiore vediamo le statue di San Grato e San Giocondo, i due patroni della diocesi, San Bernardo e San Francesco di Sales. Nella parte centrale vediamo la decorazione di San Giovanni Battista, che è un'immagine significativa per due motivi. Da una parte l'immagine del santo precursore incarcerato e condannato a morte, in qualche modo si ricollega proprio agli scopi della confraternita, che aveva come obiettivo appunto l'assistenza e la visita ai carcerati e condannati a morte, e dall'altra parte invece San Giovanni Battista è il santo patrono della parrocchia, della cattedrale dalla quale la chiesa dipendeva. L'interno della chiesa è molto semplice, ad aula unica, rettangolare, ma presenta all'interno di due brevi nicchie due altari laterali. In particolare a destra abbiamo l'altare raffigurante la Pietà e i santi Bartolomeo e Orsola, un altare dell'inizio del Settecento. Che presenta però un tabernacolo proveniente dalla chiesa del priorato di Saint-Pierre. Infine, per concludere, il secondo altare laterale posto sulla sinistra è l'altare originariamente dedicato a San Giacinto, San Carlo e Sant'Orso, un altare realizzato anche questo nella prima metà del Settecento, che era stato commissionato da Carlo Giacinto Beltram, priore di Sant'Orso. Questo spiega la presenza di questi santi, ovvero sia San Carlo e San Giacinto, che erano quindi i patroni del Beltram, e Sant'Orso, che era invece il titolare della collegiata di cui Beltram era appunto priore. Oggi le tele sono state rifatte, sono delle tele risalenti al XX secolo, e quella centrale raffigurante San Giacinto è stata invece sostituita da una tela raffigurante il Sacro Cuore di Gesù.